spero che non lo so dire, è stato dibattuto in un'area di un'area peggio, però ho ritenuto opportuno di farlo dibattere dai consiglieri comunali, in quanto ritengo che è un problema di vitale importanza che riguarda la Calabria e riguarda il contesto. E quindi secondo me è giusto che questa sera ancora una volta questo problema si dibatta. Devo informare che anche in questi giorni il sottoscritto diverse volte ha contattato il Presidente del Fatto Fiducia, dicendoci che prima di iniziare i lavori c'erano state mandate due ordini del giorno ma votati da unanimità da tutto il Consiglio Comunale, e se c'era la possibilità quantomeno di ricevere una delegazione di consigli. Vi devo dire che in modo stupito mi ha risposto: ma perché ancora c'è il Consiglio Comunale a quel modo? Una volta che si informa con la propria niente del cosa. Fino ad oggi non risulta che il Consiglio Comunale nel pieno della sua facoltà di andare avanti, perché c'è una maggioranza di 11 consiglieri. Mi devo dire che ho ricevuto risposte da sempre, tant'è che a tutt'oggi lui non ha ritenuto opportuno di incontrare nessuno. Per quanto riguarda la domanda fattami dal consigliere Ciancellino per l'articolo a firma di Ignazio Marchese di un paio di giorni fa, anche a me devo dire che mi lascia veramente disturbo sentire da un giornalista, anzi scrivere un giornalista, non so se è farina del suo sacco. Certo, se è farina del suo sacco può essere che abbiamo sbagliato, però se c'è la mano di qualcuno del comune mi sembra una cosa di una gravità assoluta. Intanto si può dire che con l'ultimo consiglio comunale è andato in presente, quando il consiglio regolarmente è stato nella facoltà di portare i lavori avanti come li ha portati. Il vero l'ultimo consiglio è stato fatto in Giara. Sì. Il 12 settembre. Ma la cosa più grave è quella che un giornalista scrive un'eventualità da molti auspicata in comune per cercare di sbloccare lo strumento contabile e rimettere in moto la macchina amministrativa. Ora, dico, ma che fonte pubblica o comune da chi ha ricevuto queste notizie? E il consiglio non ha ancora approvato il bilancio, quando nessun bilancio a tutt'oggi è stato presentato, né dal sindaco dimissionario né a tutt'oggi da parte del commissario è stato approvato uno schema di bilancio per portare in funzione. Aggiungo che mi devo dire con molta onestà e con molta lealtà che in questi giorni, questo mese, questo consiglio comunale si è sentito assediato, tipo una riserva indiana sotto il protettorato degli Stati Uniti, come se fossimo sotto la tutela di qualcuno, di qualcosa. Io credo che il consiglio comunale, ci ripeto, è nella facoltà, è nella possibilità di andare. Abbiamo il dovere nei confronti dei nostri cittadini. Non siamo stati nominati da nessuno, ma siamo stati eletti dal popolo e quindi rispondiamo solo ed esclusivamente nei confronti del popolo. Presidente, però su questa faccenda dell'articolo del giornale, parliamoci chiaro, quando un giornalista scrive un articolo,
senso che il comitato è detto, praticamente dichiarato da chi viene intervistato. Quindi non c'è dubbio che in questo caso è il giornalista che si assume la responsabilità. Poi se ovviamente ci sono organi del comune, funzionari o meno, che esprimono questo parere e che il giornalista ritiene opportuno di raccogliere, cioè piuttosto che intervistare il consiglio comunale o chi in questo momento vive il consiglio comunale, io credo che questa cosa possa fare concludere per una semplice, come dire, io concludo dicendo che questo giornalista probabilmente sa fare poco bene il suo mestiere, ma soprattutto lo fa in modo poco corretto. Cioè, se un giornalista, a mio avviso, fa il suo mestiere bene, intervista praticamente comunque, consulta tutte le fonti, perché il dovere di un giornalista è di consultare tutte le fonti e di dire ovviamente quello che è la verità. D'accordo? Se invece il giornalista ritiene opportuno consultare un funzionario o una funzionaria del comune di Belmonte Pozzano, cioè piuttosto che il presidente pro tempore o comunque il capigruppo di questo attuale consiglio comunale, evidentemente dico lui non ha idea di come funziona un consiglio comunale, quindi che cosa vogliamo fare? Andare a cercare di capire chi ha detto questa frase, eccetera, eccetera. Ma io sinceramente, cioè, voglio dire, sì, ritengo che se qualcuno l'ha detta, voglio dire, pur rispettando la sua opinione, dovrebbe stare più cauto o più cauta nell'esprimere cose a giornalisti di questa portata, cioè che vanno a incidere sulla funzionalità o sugli organismi democratici o democraticamente eletti. Cioè non c'è dubbio che se effettivamente fosse così sarebbe grave nella sostanza. Però è vero anche che il giornalista praticamente, cioè fa emergere